C'è chi nasce predestinato, c'è chi nasce con un copione già scritto, forse tutti nasciamo con un copione già scritto, ma qualcuno in maniera più evidente. E poi c'è chi nasce con un copione già scritto, ma non è quello che sembra. Leonardo David era un giovanissimo sciatore valdostano, predestinato perché era figlio d'arte in qualche modo. Il suo papà era uno che era stato campione italiano 2 volte, in discesa libera e con un passato di 7 stagioni con la nazionale azzurra. Sul finire degli anni 70, nel 78, Leonardo David ha 18 anni e sta prepotentemente prendendo la scena nel gruppo della Valanga Azzurra. Sì, la Valanga Azzurra era la squadra italiana, era il nome che la squadra italiana di sci aveva sostanzialmente a furor di popolo ottenuto dopo che a metà degli anni 70 gente come Gustavo Teni, Pierino Gross, ma anche Herbert Planck, Paolo De Chiesa avevano sbancato lo scenario della concorrenza. Lo sci azzurro era sul tetto del mondo da un po' di anni e i protagonisti suddetti, soprattutto Teni e Gross, erano i riferimenti assoluti. Era nata la Valanga Azzurra. In questa Valanga Azzurra, sul finire degli anni 70, si stava affacciando in maniera prepotente questo ragazzino impertinente, che non ha paura di niente e sorride a tutti, con questi riccioli sul volto. Lui si chiama, come detto, Leonardo David, ed è un valdostano. Nel 78 l'attenzione di tutto il paese, sul punto di vista sportivo, è catalizzata sui mondiali di calcio in Argentina. E però in quel momento Leonardo David, che era un tifosissimo di calcio della nazionale, era già un riferimento soprattutto per la sua gente, perché aveva già primeggiato in Coppa Europa. Si stavano per schiudere davanti a lui le porte della nazionale, appunto, e della Valanga Azzurra. Anche perché poi, con la nuova stagione, va immediatamente sul podio a Schladming, a Kranjskagora, a Jasna, e poi vince a Oslo, è il 7 febbraio del 79. Per la prima volta Leo vince una gara, e non ha ancora 19 anni, accanto a lui sul podio, e questa è un'immagine indelebile, ci sono 2 mostri sacri come Ingmar Stenmark e Phil Mair. Il copione sembra già scritto. Lo è già, ma non è quello che sembra. Durante una prova di discesa a Cortina, poco dopo questa foto sul podio, Leonardo David cade rovinosamente, sbatte la testa. Lui si rialza, ma immediatamente qualcosa non va, si sente stordito, a vertigini. Il dottore della nazionale gli impedisce di partecipare alla gara dell'indomani e lo spedisce a Lecco per una visita di controllo. A Lecco c'erano i medici della federazione. All'epoca la TAC non era presente ovviamente in tutte le strutture ospedaliere. Gli esami neurologici, a parte la TAC che non venne fatta, diedero esito negativo. Analgesici qualche giorno e riposo. Questa è la cura prescritta. Il mal di testa non passava, neanche quando lui ritornò dal ritiro della nazionale, e bisognava urgentemente preparare la trasferta di Lake Placid, Stati Uniti, dove l'anno dopo, nel 70, erano in programma le Olimpiadi, e a quelle Leonardo David puntava. In allenamento negli Stati Uniti qualcosa non gira. Paolo De Chiesa, uno dei suoi compagni di squadra della Valanga Azzurra, lo vede strano, gli chiede cosa abbia, lo vede che a un certo punto si ferma a bordo pista, scuote il capo come se volesse cacciare un insetto fantomatico dai capelli, vede qualcosa di strano, e soprattutto Leonardo David gli risponde che gli danno fastidio, ma di più, in maniera ossessiva, dei rumori che lui avverte in testa, segnatamente il rumore delle lame degli sci sul ghiaccio, sulla neve. Non c'è niente di più normale per uno sciatore di questo rumore, ma in testa a lui questi rumori sono amplificati al punto da diventare insopportabili. Il 3 di marzo del 1979 Leo David si presenta al cancelletto di partenza a Lake Placid. Fa la discesa,
non male, ma neanche benissimo come lui aveva abituato a fare, e all'improvviso, come le telecamere impietosamente mostrarono quel giorno e poi milioni di altre volte negli anni successivi, a pochi metri dal traguardo, quando aveva ormai terminato ed era quasi in surplus, Leo perde il controllo, gli sci si incrociano, lui cade ancora, sbatte la testa, si rialza e quasi da, possiamo dire, come se fosse ubriaco, su uno sci solo, poi taglia il traguardo. Subito dopo il traguardo, Leo si accascia tra le braccia del compagno di squadra, Piero Grosso. Non riprenderà mai più conoscenza. Viene trasportato in elicottero in ospedale. Verrà poi operato per 3 volte nei successivi 10 giorni alla testa nel Vermont. Qui il medico riscontrerà un ematoma, ma non l'ematoma figlio della caduta di Lake Placid e quindi sul quale si poteva intervenire, ma riscontrerà un ematoma ormai raggrumato che aveva fatto danni irreparabili, evidentemente figlio della caduta di Cortina, prima che lui partisse per gli Stati Uniti. Leo David vivrà, se così si può dire, da vegetale per altri 6 anni senza mai riprendere conoscenza, fino ad andarsene definitivamente in un'altra dimensione, una mattina di un giorno di febbraio del 1985.